Ciao a tutti, bentornati. Ovviamente anche durante questi saldi ho fatto shopping da Zara. Oggi mi è appena arrivato il secondo pacco dell'ordine perché mi hanno diviso il pacco, quindi andiamo subito ad aprire a vedere che cosa c'è all'interno. Io partirei subito da questo qui che è il pacco piccolino e poi andrei ad aprire il pacco bello grande. Il pacco piccolino in realtà mi è arrivato oggi, non ho ancora sbirciato, a dir la verità, ed è una singola, un singolo capo. E ho preso questi leggings che hanno la parte del piede con l'elastico, non so se avete presente, gli anni 90 andavano un sacco di moda. In realtà sembra più un leggings da palestra perché ha questo tessuto un po' tecnico, ma mi piaceva un sacco l'idea di avere questi leggings con l'elastico sotto, sono molto carini, e anche se devo indossarlo per capire anche un po' l'effetto. Io ho preso la taglia S, questo qui non l'ho trovato in sconto, in realtà non tutti i capi li ho presi in sconto, alcuni sono della nuova collezione, altri li ho presi scontati. Qui in realtà parte dalla S non c'è neanche l'XS, però mi sembrano la mia taglia. Io ho sempre difficoltà a prendere soprattutto i pantaloni, nello scegliere la S o la XS oppure le taglie dalle 40, insomma io poi sono cambiata nell'ultimo annetto circa, ho cambiato taglia, nel senso che prima indossavo una 38, adesso insomma sfioro la 40 se tutto va bene. E nulla, comunque questi qui sono curiosa, sono particolari, quindi li volevo assolutamente provare. Li immagino anche con gli slipper, magari con i mocassini magari a ciabatta o anche con le stesse sneakers. Proveremo. A questo punto aprirei il pacco bello grande, bello più consistente. Allora, partirei dalla prima cosa che vedo. In realtà sono molto stupita di aver trovato queste scarpe, di aver trovato il mio numero, perché raramente io riesco a trovare tutte le scarpe che vorrei disponibili nel mio numero. In realtà quelle che vedete che acquisto sono soltanto la decima parte delle scarpe che vorrei prendere. Ho preso questa scarpa, in realtà è un décolleté con il tallone scoperto, con questo tacco non proprio alto, non so se sia un 5 o 7 centimetri, non lo so. Comunque non molto alto, abbastanza basso. La particolarità chiaramente è la parte del collo del piede, che è tutta pitonata con la pelle simil cavallino, e è davvero bella. Visto che non posso permettermi abiti maculati o maglie maculate, vado di accessori, perché sapete che io ho un debole fortissimo per il maculato, e ho preso il 37. Non vedo l'ora di indossarle, non so ancora quando sarà possibile, però mi piacevano troppo e mi dispiaceva un sacco lasciarle lì e non prenderle. Altro capo però non a saldo è questa maglia classica basic di Zara, che in realtà è in linea continuativa. Io ce l'ho uguale però col girocollo, non con il dolce vita. L'ho presa questa volta in questo colore marrone molto scuro, in realtà sembra, quando l'ho vista la prima volta mi sembrava un nero, però poi alla luce viene fuori questo marrone abbastanza intenso e scuro, che ha la particolarità nel polsino perché ci sono questi bottoni dorati. Io mi sono trovata molto bene con questa maglia anche nella versione nera, è molto comoda anche sotto i cardigan, anche quando ci sono le mezze stagioni, molto comoda. L'ho pagata 19,95, questo è il prezzo standard di questa maglia, ho preso la taglia S. Altro capo è un jeans, ho preso questo jeans in questa linea Manfit, che sono questi jeans che hanno la parte soprattutto alta della gamba un po' più larga, quindi non aderenti. Io l'anno scorso ce l'avevo nella taglia 38 e era il mio jeans preferito, non si chiude più il bottone, quindi ho preso la taglia 40 con questo color grigio molto bello. Visto che non ho questo colore di jeans, ho voluto prendere questo colore. In realtà volevo prendere anche un altro color jeans, però volevo prima provare la 40 per essere certa che mi andasse bene, mi va giusto, ed è terribile perché di solito la 40 mi è sempre andata larga, invece questa volta mi va precisa, cioè forse anche qualcosina in più andrebbe meglio, però mi piace molto la vestibilità e il tessuto è molto rigido, quindi d'estate non sono proprio adatti come jeans, però d'inverno li trovo molto carini con una sneakers, un maglioncino, sono belli, mi piacciono tanto. Altro capo anche qui, il prezzo però dei jeans un attimo. Il prezzo non lo ricordo, non c'è scritto, ma credo sui 30 euro. Vi lascerò comunque tutti i link dei capi che ho preso. Sui 30, non ricordo, ma non erano comunque in sconto. Altro capo non a saldo, in pratica ho preso due cose a saldo, il resto non saldo. È questo cardigan con i bottoni. Ultimamente sono in fissa con questa tipologia di cardigan, quindi di quelli aperti con bottoni, lo scollo a V. Non so perché, sono un po' in fissa.
Ho voluto prenderlo in questo colore con questa trama un po' intrecciata. La lunghezza non è molto alta. Io infatti ho preso anche, non so, ve l'ho fatto vedere anche in un video scorso del Black Friday, la versione con le trecce classiche, il classico cardigan, però quello lì è abbastanza lungo. Questo mi sembra cortino, però va bene uguale. E mi piace anche il fatto che abbia questi taschini. E mi sembra anche abbastanza caldo come tessuto. Non è lana, sicuramente, però mi sembra caldo. Ultimo capo che ho preso, questa volta però a saldo, è questo maglione barra vestito, infatti è lungo, mi arriva fino sopra il ginocchio, trovo che anche con dei leggings o degli stivali stia davvero bene. Ha la particolarità di avere questo cappuccio, ed è praticamente un, sì, diciamo un vestito, un maglione molto lungo, diciamo così. E mi sembra anche molto caldo, spero non mi dia fastidio la lana. No, credo di no, mi sembra abbastanza morbida, quel colore è davvero bellissimo. L'ho preso nella taglia S, non c'era l'XS, magari in questo caso l'XS ci sarebbe andata bene. L'ho pagato 29,95 da 69, quindi uno sconto non indifferente. È anche una limited edition, non sapevo. Anche la manica mi piace perché è larga, quindi cade abbastanza tutto un po' over, il che mi piace. Lo immagino con gli stivali, quindi anche questo non vedo l'ora di indossarlo, sono molto curiosa. E questo qui era tutto il mio shopping ai saldi da Zara. Come avete visto, soltanto due capi ho preso a saldo, il resto tutta nuova collezione, ma mi succede puntualmente tutte le volte che acquisto da Zara o anche da altrove, anche da Sephora per dirvi, parto con due o tre prodotti a saldo, poi vado soltanto di nuova collezione, di cose non a saldo, ma loro lo fanno apposta perché sono malefici. E nulla, ditemi che ne pensate del mio shopping. Io mi sono mantenuta molto perché altre cose che avrei voluto non erano disponibili, quindi fortunatamente mi è andata bene. E nulla, che dirvi, io come sempre vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto, ciao!